La proiezione del docufilm La memoria delle emozioni ha voluto riproporre l'urgenza di una visione diversa delle malattie neurodegenerative, spostando l'attenzione sulla persona che ne è affetta, offrendo dei modelli positivi di cura. Me lo hai già detto. È un docufilm realizzato presso una residenza in provincia di Monza, dove degli anziani vivono un'età avanzata, per anziani con Alzheimer, in maniera, come dire, fisiologica, non emarginati come spesso succede, non abbandonati in attesa di una inevitabile fine, e con la possibilità di sviluppare tutte quelle che erano le loro competenze precedenti, compatibilmente anche con quelle che sono i sintomi della malattia. E soprattutto, a me è piaciuto molto il titolo, La memoria delle emozioni, perché si può anche perdere la memoria, non ricordare il giorno, non ricordare dei visi noti delle persone, però le emozioni, le Madeleine di Proust, quelle lì sono sempre presenti e possono essere riattivati anche con delle minime stimolazioni, e soprattutto con una presenza costante, partecipe e competente delle persone che ci circondano. Alzheimer è una malattia complessa, dottore Mauro, che colpisce sempre più persone. In apparenza colpisce più persone, ma perché è aumentata l'età media. Siccome una malattia correlata all'età, più le persone avanzano, più una percentuale di queste persone può ammalare, in apparenza c'è un aumento della loro prevalenza. Quello che piuttosto può essere un problema è che noi viviamo non solo per l'Alzheimer, ma proprio a livello sociale complessivamente, che abbiamo meno giovani. Per cui il problema non è solo della persona con l'Alzheimer, ma anche del giovane che attualmente ha grosse difficoltà, soprattutto se è donna, soprattutto se vive al sud, a inserirsi nel mondo del lavoro, e che con la sua attività deve mantenere non solo le pensioni di quelli che stanno bene, ma anche tutto un sistema sanitario che ancora non è pronto per poter affrontare in maniera efficace ed efficiente la situazione.